Nei giorni scorsi, a seguito delle accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Palmi, risulta essere indagato per la gestione del centro di accoglienza dei migranti a Varapodio. Sindaco, questa circostanza l'ha portata ieri, in pienissima estate, ad aprire un comizio in piazza per condividere quelle che sono le circostanze che lei ora potrà anche illustrare in questa nostra trasmissione con i suoi cittadini. Ma questo fatto, come è avvenuto e soprattutto come mai, sulla scorta di questa esperienza, senza accorgersene, come ha detto ieri sera, si è ritrovato a essere famosissimo a livello planetario per via di questa circostanza? L'avviso di conclusione delle indagini è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Io non sapevo di essere indagato, non sapevo di essere intercettato, ho scoperto che sono state chiuse le indagini lunedì sera alle ore 18:30 e la mattina di martedì alle ore 7 partono tutti i TG, poi ho letto anche sui giornali nazionali questa notizia che ho ritenuto che fosse una notizia molto gonfiata, perché ha voluto rappresentare una situazione che non è reale. Intanto si tratta dell'attività che noi abbiamo svolto presso il centro di accoglienza Villa Cristina, un'attività che si riferisce al periodo che va dal 9 settembre 2016 al 6 aprile 2018. Allora, quindi stiamo parlando di un'attività che noi abbiamo svolto oltre 2 anni e mezzo fa, quindi non è che stiamo parlando di una cosa che abbiamo svolto ieri o che stiamo svolgendo adesso. Dopodiché hanno associato la notizia allo sfruttamento dei migranti presso il centro di accoglienza e mi hanno rappresentato come se io fossi lo sfruttatore di turno, cioè quello che comunque sfruttava i migranti e lucrava sugli stessi, oppure che gestiva il centro per favorire gli amici e addirittura per accrescere la mia influenza politica, per insomma preparare le mie campagne elettorali. Cioè, questa notizia mi ha dato enormemente fastidio, perché non è assolutamente vero. Io ho sempre gestito il centro di accoglienza come un buon padre di famiglia. I migranti da noi sono stati benissimo, tant'è vero che quando poi abbiamo deciso di chiudere il centro di accoglienza, i migranti sono andati via con le lacrime agli occhi, perché da noi stavano benissimo. Gli abbiamo offerto tutti i servizi, li abbiamo trattati come dei fratelli, come dei figli, cioè abbiamo fatto tutto il possibile per farli stare bene. Poi a qualcuno probabilmente questa nostra attività gli avrà anche dato fastidio, perché comunque si sa che sui migranti ci sono delle diverse posizioni, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro. Io come sindaco non sono stato chiamato a pensare, io sono stato chiamato ad agire, perché la prefettura mi ha convocato a Reggio Calabria a fine agosto 2016 e mi ha esposto un problema gravissimo, così come lo ha esposto ad altri sindaci, perché c'erano i migranti parcheggiati presso il porto di Reggio Calabria e non sapevano dove metterli. Io non è che mi sono inventato questa attività perché pensavo di avere un tornaconto, io sono stato tra virgolette costretto ad affrontare un problema. L'ho fatto comunque con il cuore, perché quando fai qualcosa a scopo umanitario è sempre una cosa ben fatta, al di là se poi tu sei di destra o sei di sinistra. Quando si tratta della salute delle persone, della solidarietà, di mettere in campo anche un po' di umanità, io non mi tiro indietro, io sono quello che comunque si propone e le cose le fa, e le fa anche bene. Dopodiché la gestione del centro è stata fatta in maniera normale, nel senso che noi abbiamo da subito avviato gli affidamenti partendo dall'elenco dei fornitori che era presente nel comune di Varapodio. Ogni comune ha il suo elenco fornitori, cioè sono quei soggetti economici che comunque operano sempre con il comune.